Allora, innanzitutto bentornati o benvenuti o bentrovati a tutti in questo incontro di Catechismo per gli adulti. Credo che sarà l'ultimo di quest'anno pastorale, perché poi a giugno c'è il problema del caldo. Fino a quando qui non si riesce a fare qualcosa che sarà fatto anche qui, non è molto frequentabile. Allora, mi dispiace che sono sparite le slides, non riesco a trovarle e mo' non c'è tempo di andare a cercare. Comunque, non, grazie a Dio, i contenuti sono abbastanza fissi nella mia testolina e ci abbiamo la possibilità di seguire alle mie spalle. Scorre il terzo capitolo della Numen Gentium. Ma vi ricordo un po', no? La Costituzione sulla Chiesa del Concilio Vaticano II, che è il primo documento ufficiale in 2000 anni di storia della Chiesa che parla solo della Chiesa, è distinto in 8 capitoli. Noi abbiamo visto durante quest'anno, chi non si ricorda va online, se va tutto quanto alla scuola che vuole, i primi 2 capitoli, quindi la Chiesa Mistero e la Chiesa Popolo di Dio. Il terzo capitolo parla, come vedete, della Costituzione gerarchica della Chiesa e in particolare l'Episcopato. Il quarto capitolo è dedicato ai fedeli laici, il vostro capitolo, se Dio vuole, a ottobre, quando riprenderemo, e avremo molto modo di parlare bene dei laici, che nel frattempo in questa parrocchia hanno cominciato a lavorare, perché ormai sono quasi riuscito a comporre il consiglio pastorale, quindi le decisioni, evento storico, insomma, queste parti, quindi, e così li facciamo un pochino lavorare per la corresponsabilità ecclesiale. Comunque poi nel quinto capitolo c'è la vocazione universale alla santità, nel sesto i religiosi, nel settimo l'indole scatologica della Chiesa e nell'ottavo Maria nel mistero di Cristo della Chiesa. Si chiude qui, sono 8... La Lumen Gentium è la mia specializzazione, perché io sono specializzato in dogmatica con particolare riferimento all'ecclesiologia. La mia tesi dottorale è su questa costituzione, quindi insomma la conosco abbastanza bene, insomma, quindi l'ho tante volte riletta, ristudiata, commentata in tutti i modi possibili, no? Allora, adesso c'è il famoso tema della gerarchia nel terzo capitolo. Già abbiamo visto negli incontri precedenti, abbiamo tolto un equivoco: la Chiesa non è la gerarchia, d'accordo? E non è il Vaticano. Insomma, la Chiesa è qualcosa di più grande, abbiamo visto nel primo capitolo, è la sposa di Cristo, è una realtà che viene dal cuore stesso di Dio, è stata pensata ancora prima che fosse creata l'umanità, e è anzitutto un popolo di Dio, è composto anzitutto dai discepoli di Gesù, da quelli che hanno il fondamento di dignità comune, che è il battesimo, che camminano alla sequela del Signore. Dentro questo suo corpo si santificano con i sacramenti, la preghiera, la vita di grazia, i comandamenti, eccetera. Qui nel terzo capitolo si parla della gerarchia. C'è una piccola premessa: il Concilio Vaticano I, perché tu quasi tutti conoscono il Concilio Vaticano II, ma quasi nessuno conosce il Concilio Vaticano I, che è stato celebrato 100 anni prima, circa nel 1870, e che poi fu interrotto a causa della breccia della porta via, se no ha emanato soltanto 2 documenti, la Pastor Eternus e la Dei Filius, uno dei quali parlava esplicitamente del Papa, la Pastor Eternus, compresa la definizione del dogma dell'infallibilità del Papa, quando parla, l'avrete sentito dire qualche volta, ex cattedra. Tra l'altro, il parlare ex cattedra del Papa storicamente si è verificato fino adesso in 2 sicuramente e quasi certamente 3 occasioni. Quali sono state? Una da parte di Pio IX stesso, quando ha formulato il dogma dell'Immacolata Concezione, cioè nel 1854. La seconda da Papa Pio XII, quando ha formulato il dogma dell'Assunzione di Maria Santissima nel 1950. La terza, quasi certamente, perché diciamo il Papa non ha fatto un dogma di fede, ma ha dato una sentenza definitiva dicendo di parlare con l'autorità conferitagli da Cristo e quindi a nome di Pietro, quindi nella pienezza delle sue funzioni, e che quella cosa che aveva stabilito doveva tenersi nella Chiesa da quel momento in poi come sentenza definitiva e quindi da non tornarci sopra. Quando è stato? Quando ha definito che la Chiesa non ha ricevuto da Cristo il potere di ordinare prete una donna. Significa una cosa molto semplice: non è che la Chiesa è contraria al sacerdozio femminile, assolutamente, la Chiesa non è contraria. Leonardo ha detto che la Chiesa non è contraria al sacerdozio femminile, la Chiesa non c'è niente da dire. Il problema è molto semplice: che siccome i sacramenti restituiti al nostro Signore Gesù Cristo,
Che cosa succede? Che se un vescovo prende una donna, come per esempio stanno facendo gli anglicani che hanno optato per questa scelta, ma se un vescovo prende una donna, gli mette le mani sulla testa, fa esattamente la stessa cerimonia che ha fatto per ordinare me, io esco dalla chiesa che ero un laico e so prete, la donna esce dalla chiesa che era laica e laica rimane, capito? Quindi no, cioè, a meno che non torna il nostro Signore Gesù Cristo e dice che cambiamo queste cose qui, non è nella nostra disponibilità, capite? Cioè, ci sono alcune cose, così capiamo già anche subito alcuni problemi connessi alla gerarchia, no? La gerarchia, diciamo che agendo in nome di Cristo, è la custode della rivelazione e la colei che la trasmette e la interpreta anche, non certo colei che la cambia, d'accordo? Perché la costituzione della Chiesa è divina, d'accordo? Non è umana, capite? Tutte quante le questioni che stanno facendo, che non servono a niente, cioè, Papa Francesco 50 miliardi di volte, se voi leggete, non state soltanto a sentire telegiornali, avete visto l'altro giorno che è successo? Papa ha detto che sta la Unione della Repubblica, adesso comincia a sconvolgere. Se qualcuno si pensa che è omosessuale, è meglio che non entra proprio in seminario, l'ha detto Papa Francesco, ma come? Papa Francesco era pro... Capito? Cioè, io non l'ho stupito per niente, d'accordo? Per niente, d'accordo? Perché ormai dopo un pochino di tempo ho capito bene, insomma, anche un po' com'è la persona del Papa, no? Ma anche nei documenti che criticano, il Papa ha sempre detto: la dottrina della Chiesa sulla famiglia non è cambiata, la dottrina della Chiesa sulla famiglia non è. Ma la dottrina della Chiesa sulla famiglia non può cambiare, capito? Perché Gesù ha detto chiaramente nel Vangelo: un conto è andare incontro alle famiglie ferite, dialogare, parlare, trovare delle forme di cammino comune, accoglierle. Questo è evidente, questo qui, perché la Chiesa è sempre madre, d'accordo? Non è che punta il dito e lascia da solo tra virgolette il peccatore, ma la dottrina non può cambiare, non è il potere di nessuno, capito? Né del Papa, né del Collegio Episcopale, né di un concilio, capite, no? Quindi questa è una prima focalizzazione. Quindi quello che dice San Giovanni Paolo II è questo qua, dice: non abbiamo questo potere, cioè, così come io non ho il potere, cioè, perché i sacramenti, l'abbiamo visto la volta scorsa, sono stati istituiti dal nostro Signore Gesù Cristo, non dalla Chiesa, con delle regole. Io non posso andare a celebrare la messa, ve l'ho già detto, cioè, non mi sono finite le ostie, vado in dispensa, via un pezzo di pane e celebro la messa. No, perché cioè, per celebrare la messa c'è almeno il pane azimo, d'accordo? Ad validitatem, cioè col pane lievitato non c'è la consacrazione, capite? Non è che un prete può entrare in panetteria, immaginate, prete pazzo, no? Stende le mani e consacra la panetteria. C'era qualcuno che scherza, cioè no, non si può fare, d'accordo? Quindi c'è bisogno di una struttura. La consacrazione avviene dentro un rito, che è il rito della Santa Messa, con una specie pane azimo, un'altra specie che è vino di uva, che è rimasto vino, non è diventato aceto. Nel seminario lo studio dice: se il prete si accorge che il vino è diventato aceto, la messa è valida, non è valida, che deve fare per celebrare, non deve celebrare, sono tutte queste cose qua che tanto non mi interessa niente, no? Però i sacramenti hanno una struttura. Perché ho fatto questa premessa? Perché vedete, il titolo è Costituzione gerarchica della Chiesa e in particolare l'Episcopato, cioè era ormai stato chiarito il ruolo del Papa, il fondamento del suo primato. E attenzione, guardate, guardate sempre che non dimenticate mai questa cosa qui, il cattolico, se volete anche col K, ma il cattolico degno di questo nome, ci stanno le tre cose bianche che non bisogna farsi toccare da nessuno, diceva Don Bosco: l'Eucaristia, la Madonna e il Papa. Le tre cose che a suo tempo furono attaccate, ahimè, dalla Riforma protestante furono l'Eucaristia, la Madonna e il Papa. Adesso l'Eucaristia e la Madonna spesso e volentieri sono difficilmente attaccabili. Bisogna fare sempre attenzione al Papa, capito? Sempre attenzione al Papa, d'accordo? Il Papa è il Papa, sempre, dovunque e comunque, attenzione, d'accordo? Perché oggi in giro si chiacchiera con estrema facilità, cioè non si può e non si deve. Se voi aveste conosciuto la situazione del papato ai tempi di Martin Lutero, comprendereste tante cose, perché insomma, ecco, ai tempi di Martin Lutero c'era il papato rinascimentale, insomma, che non era certamente molto encomiabile, per cui se uno avesse voluto criticare
che non è ragliosa per criticare, capite? Ma poi dalla critica si va oltre, si va oltre, si va oltre, e il Papa è il rappresentante del demonio, non è più il dichiaro di Cristo, non ci vuole niente, non ci vuole, capite? Quindi facciamo sempre attenzione, io ho tante volte citato durante le omelie il discorso di una santa suora che è vissuta dal papato di San Pio X 115 anni, già beata lei, d'accordo? Quando gli hanno chiesto qual era il tuo papa preferito, ha risposto: non ci sono papi preferiti, perché il papa è il papa. E noi dobbiamo avere sempre attenzione, adesso che si parla della gerarchia, fate molta attenzione. Guardate, io ho 47 anni quasi, non ho compiuto, 14 di ministero. Più tempo passa, più conosco meglio anche tante dinamiche dentro la Chiesa, no? Perché ci sono alcune cose, anche negli argomenti di fede, anzi forse soprattutto, c'è una cosa che non la puoi imparare a scuola. Che cos'è? Quello che vedi nell'esperienza di vita. Perché i vescovi, i cardinali diventano quelli sempre a 50, 60, 65 anni? È molto raro che diventa vescovo un giovanotto. In teoria uno da 35 anni in poi potrebbe essere ordinato vescovo. 35 anni e 10 anni di ordinazione, se non mi ricordo male. Ma è difficile. Io più tempo passa e più lo capisco, d'accordo? Perché delle cose che dicevo e che pensavo quando avevo 35 anni, ma in perfetta buona fede, e volendo, adesso non le penso così esattamente come prima, o quantomeno non le direi esattamente così come prima, perché c'è l'esperienza vissuta che tu hai fatto. Allora, dietro la figura di un pastore, chiunque esso sia, c'è sempre una parola di Dio. Io per esempio ho visto benissimo, no? Io sono stato ordinato qua a Latina sotto l'episcopato di Monsignor Pedrocchi. Penso che abbiamo tutti quanti saputo che è stato annunciato che il Papa lo creerà cardinale tra poco. Io sono contentissimo, lo conosco benissimo, sono strafelice, sarò stramerita e sono contentissimo che parteciperà al prossimo conclave per essere eletto Papa. Chi? Oh, ecco, vedete, lapsus freudiano, per essere eletto, per eleggere il Papa, o anche per essere eletto, perché tutti i cardinali possono essere eletti papi, no? E adesso conosco un altro vescovo, no? Io lo vedo per me, cioè ho ricevuto un sacco di bene da Monsignor Pedrocchi, tanto, che mi ha fatto tanto bene in un momento particolare, e ho ricevuto tantissimo bene, non lo dico per captazio e benevolenze, da Monsignor Crociata. Ho imparato tante cose da Monsignor Pedrocchi, ho imparato e sto imparando tante cose da Monsignor Crociata, ve lo assicuro. Così come se ripenso ai papi che si sono succeduti, no? da quelli che io, Paolo VI non lo ricordo quasi per niente, però come ho detto l'ho studiato e ho detto, se lo fanno santo solo per tre documenti del Magistero che ha scritto, che ripeto sono umane vite, la Mysterium Fidei, la Sacerdotalis Celibatus, basterebbero questi tre per quanto mi riguarda. Però mi ricordo bene San Giovanni Paolo II, conosco bene Papa Benedetto, perché poi sotto Papa Benedetto sono stato, no, sotto San Giovanni Paolo II sto ordinato prete. Ci ho avuto Papa Benedetto e mo c'ho Papa Francesco. Sono tutti quanti diversi. Però io sto. Mo vorrei un attimo fare un po' di. Non volevo dire queste cose qui, però, siccome noi siamo. Questi sono incontri catechetici, no? Vi faccio un attimo provare a pensare. San Giovanni Paolo II ha avuto una funzione fondamentalissima nella storia della Chiesa, è stato il Papa che ha dovuto portare la Chiesa al terzo millennio, dentro un contesto culturale ben preciso. Qual era? La guerra fredda ancora permanente, c'era ancora il muro di Berlino, c'era ancora il comunismo. Attraverso la famosa affidamento che è riuscito a fare, come è riuscito a farlo, perché c'è avuto una montagna di problemi, di sto benedetto mondo al cuore immacolato di Maria, che è successo? Non si sa come è crollato il comunismo, è cascato il muro di Berlino, d'accordo? Ha anche fatto dei gesti significativi. Io mi ricordo benissimo il giubileo del 2000, no? Vi ricordate quando, dovendo andare anche contro alcune opposizioni anche interne alla Chiesa, vi ricordate la purificazione della memoria, quando pubblicamente, e tra l'altro nel modo in cui si deve fare, e che anche il Papa attuale sta facendo per altri problemi, chiese perdono all'umanità, non dei peccati della Chiesa, lo vedremo durante la Chiesa in quanto tale non ha peccati di cui chiedere perdono, perché la Chiesa in quanto tale non pecca, ma i figli della Chiesa e i membri della Chiesa a voglia che peccano, d'accordo? E siccome pur non esprimendo la Chiesa, perché la Chiesa non si esprime in nessun essere, la Chiesa non si esprime in me, ma io che sono un prete sono un uomo di Chiesa. Quindi qualcuno che vede me ha il diritto, come dire, di
fare un interscambio tra quello che vede in me e quello che è la Chiesa, capite? E se faccio un peccato io lo scandalo, anche se non è che la mia persona fa peccare la Chiesa sposa di Cristo. Questo avremmo già capito un pochino dal primo capitolo. E fece poi questo gesto, questo era un gesto importantissimo. Poco dopo è morto, nel 2004. Benedetto XVI ha avuto una funzione importantissima in un momento molto molto delicato, perché è stato il primo a prendersi le bordate grosse quanto una casa di scandali che purtroppo sono ancora perduranti, d'accordo? Sapete, tutti quanti dicevano che era rigido, era severo, è l'uomo più buono del mondo, Benedetto XVI, me l'ha anche dimostrato durante il pontificato, un pontificato molto, molto caratterizzato dalla sua grande, come dire, ricchezza e cultura. Ha cercato di lavorare e di cucire un pochino di situazioni, di lacerazioni venutesi a creare per, come dire, opposte fazioni ecclesiali. Lui ha cercato sempre di ricucire nella via della comunione, no? Ricordando sempre che la Chiesa è una, non ci stanno i progressisti e i conservatori, ci stanno semplicemente figli di Dio che camminano insieme in una storia lunga 2000 anni che va valorizzata in tutto il suo insieme, senza fare un'idealizzazione, estremismo. Adesso il pontificato attuale ha una linea che voi provate a pensarci, noi parlando anche con qualche persona. Hai visto le ultime cose che stanno succedendo? Io non ne voglio dire, insomma, che poi queste cose vanno anche online. La Chiesa sta ancora in una situazione non molto per la quale. Allora, la situazione, il panorama attuale adesso della gente. Le chiese nel vecchio continente continuano a essere sempre più spopolate. In chiesa la gente non ci va. E non è che non ci va come era negli anni 70, capite? Perché sono comunisti, ideologici, agguerriti che te vogliono fa secchi. Non me ne importa proprio niente, cioè se ci stai o non ci stai è la stessa cosa. Se vuoi te porto mio figlio a battezzare, cioè i figli a battezzarli ancora abbastanza, meno di prima, comunque si portano a catechismo ancora abbastanza, però c'è, cioè, proprio fuori di questo c'è nulla, non è un'opposizione, non c'è, d'accordo? Molte persone stanno fuori, stanno lontane dalla Chiesa e molti nemici stanno comunque picconando la cuore della Chiesa, traendo anche purtroppo esempio da situazioni di difficoltà che si vivono al nostro interno. Vediamo un pochettino che cosa bisogna fare in questa realtà. Chi ci mette lo Spirito Santo adesso? Ci mette una persona che sta tendendo una mano dovunque, sta incarnando, diciamo così, il volto del cristianesimo, dell'amore, anche dell'amitezza, dell'umiltà e della misericordia. Perché? Perché è necessario, d'accordo? E perché in questo modo forse qualcuno in chiesa ci ritorna, forse, vedendo un certo volto, forse qualcuno di quelli che ci vanno perché hanno si riavvicina un pochetto di più. Avere un altro tipo di atteggiamento adesso, pensate che io per esempio per indole sono un po' più, cioè io cerco di prendere esempio da certe cose del Papa perché ne vedo la positività, ma io di indole non sono proprio così, mi devo sforzare ad essere così, sono più sistematico, sono più, però se tu ti metti adesso, ti poni con questo atteggiamento, secondo voi cosa succederebbe? Allora, quei pochi cristiani che, voi sapete, io ci scherzo, quei pochi che ancora sono vicini, io ci scherzo, molti sono praticanti non credenti, cioè si affacciano ogni tanto, ma si affacciano ogni tanto così, qualcuno a Natale, a Pasqua, qualcuno ogni tanto qualche domenica, sono pochissimi fedelissimi, d'accordo, che stanno così. A questi gli devi tendere la mano, devi cercare di avvicinarli con l'amore, con la carità, devi anche cercare di suscitare un interesse alla fede, a fargli capire tante cose con la bontà, perché se no se ne vanno in una vita lontana da Dio, rovinandosi la vita a se stessi e intorno a sé e camminando verso l'inferno senza nessuno che gli tende la mano, e se ne andranno là purtroppo se non succede qualcosa. Come li aiuti a questi adesso? Capite? Allora noi non dobbiamo mai dare giudizi troppo frettolosi, capite? Perché io questo lo imparo, la stessa cosa vale per il parroco, la stessa identica cosa. Se una parrocchia fosse matura, cioè se i fedeli che stanno in una parrocchia fossero maturi, gli avvicendamenti anche del parroco, di questo e di quest'altro, dovrebbero essere sempre letti con questa prospettiva. Cioè c'è stata una situazione, adesso ce n'è una nuova, che cosa mi sta donando, capite? Cioè cercando, i preti sono tutti diversi, capite? Non è inutile mettersi a dire questo è meglio, questo non fa niente, cioè basta. Allora
adesso c'è X. Che cosa ti sta dicendo il Signore attraverso X? Che cosa ti sta dando il Signore attraverso X? Quando si ha questa visione, si prescinde dall'umanità limitata della persona, perché è chiaro che ogni persona ha i pregi e i difetti. La cosa importante è l'ufficio che occupa e le cose che, valorizzando i talenti che quella persona ha, il Signore ti sta portando e ti sta dicendo. Allora tu non te la devi far sfuggire, capite? Io non posso pretendere da Papa Francesco che fa le stesse cose che ha fatto Papa Benedetto. Non posso pretendere Papa Benedetto uguale a Paolo VI. Sono diversi, sono, d'accordo? Però fino al 1978 a Roma il nostro Signore ci ha tenuto Paolo VI. Dal 2004 fino a quando, 2005 fino a quando la dimensione, c'è stato Benedetto, poi c'è stato Paolo. Chi sarà il prossimo? Chi Dio vuole. Quello che verrà dopo sarà il Papa adatto a quando Francesco non starà più nella sua funzione. Chi verrà dopo Don Leonardo? Il miglior parroco possibile per Sermoneta dopo Don Leonardo. Tra 20 anni, tra 30 anni, tra 40 o tra 2, non lo sappiamo. Però ci vuole, ecco, questa. Non stanno tanto scritte queste cose nella Lumen Gentium, stanno, diciamo, sotto. Però queste cose dobbiamo assolutamente interiorizzarle, altrimenti è come dire, stravolgiamo il senso della Chiesa, cioè le strutture che ha la Chiesa. Adesso vedremo, no? Per esempio, il papato e l'episcopato sono di diritto divino, non si toccano, capite? La Chiesa cattolica non esiste senza il Papa e senza il Collegio dei Vescovi. Qui questo c'è scritto in questo capitolo. Cioè può succedere tutto, d'accordo? Possono essere, lo vedremo, possono essere, che vi posso dire? Possono un giorno finire i salesiani, non so più di me. Cioè, non ci stanno più vocazioni, sono finiti i salesiani, finita la Chiesa? No, è un grande peccato perché stanno facendo tanto il bene, finisce la Chiesa. Finiranno i francescani non possono finire, perché il nostro Signore l'ha promesso a San Francesco, dice: siccome tu mi hai voluto talmente tanto bene che fino a quando esisterà la Chiesa tu avrai i tuoi figli nella Chiesa, quindi i francescani non possono finire. Ma se per assurdo il nostro Signore ci ripensasse e non ci fossero più i francescani, la Chiesa sopravviverebbe lo stesso. Sapete che diceva Monsignor Pedrocchi, per farci capire bene che cos'era la Chiesa, questo lo posso dire perché è una cosa bella, no? Ci aveva già stata domanda quando eravamo seminaristi, ci diceva: senti un po', supponiamo che nella Chiesa succede un cataclisma, muoiono tutti sulla terra, perché la Chiesa sopravviva? Ditemi chi deve rimanere vivo. poche persone, ne basta, non ci vogliono tante perché la Chiesa sopravviva. Quante persone ci vogliono e chi sono? Un Papa e un battezzato. No, Papa e battezzato, risposta sbagliata, perché Papa e battezzato, un Papa è un battezzato. Sì, ma un Papa è un battezzato, quando muore il Papa e quando muore il battezzato è finita la Chiesa. Un sacerdote no, ci vuole un vescovo e una coppia, perché il sacerdote non può fare altri sacerdoti, morto il sacerdote è finito, ci vuole un vescovo, intanto c'è la presa, capite la struttura essenziale della Chiesa qual è? Quindi laici e preti. Come vedremo, così abbiamo già fatto il capitolo quinto, i religiosi, che sono il terzo stato di vita, dice la Chiesa, appartengono all'essenza, cioè esprimono ciò che la Chiesa è nel suo intimo, cioè la santità. Dovrebbero essere tutti santi religiosi, perché seguono Gesù, poi che non lo siano concretamente è un altro discorso, ma il senso della vita religiosa è, come dire, aprire nella Chiesa dei percorsi forti di santità. Questo è il motivo, con i consigli evangelici, con la povertà, con l'obbedienza, con la castità, con le regole degli ordini religiosi, no? Però se non ce ne fosse più neanche uno, la Chiesa esiste lo stesso. Basta che ci sia una famiglia e un vescovo, perché la famiglia fa tanti figli, qualcuno lo chiama e diventa prete e qualcun altro continua. Se no la Chiesa si estingue. Ecco, così capiamo la differenza che c'è tra la struttura della Chiesa e l'essenza della Chiesa. Ok? Quindi, ok? Ecco. La costituzione gerarchica. Allora, vediamo un attimo come è strutturato questo capitolo, no? Entriamo un pochettino. Allora, c'è un piccolo proemio. Poi parla, vedete, dell'istituzione dei dodici, no? Quindi qui approfondisce il discorso sugli apostoli. Allora, chi l'ha creati gli apostoli? Domanda che fanno. Gli apostoli l'ha creati Gesù, punto. Perché Gesù, se voi leggete i Vangeli, abbiamo letto che sta nel Vangelo di Marco, comincia a predicare. Prima si raduna intorno un suo gruppetto di discepoli, poi un bel giorno passa la notte in preghiera, la mattina si sveglia e ne prende 12. Dice 1, 2,
3, 4, 5 e a questi diede il nome di apostoli e li prese perché stettero con lui e anche per mandarli a predicare. D'accordo? Erano quelli che poi sarebbero stati presenti nel Cenacolo all'istituzione dell'Eucaristia e che sarebbero stati presenti alla Pentecoste e che avrebbero quindi ricevuto il mandato da Gesù e l'unzione dello Spirito Santo per portare il Vangelo a tutte le genti. Questi sono i 12. Tra questi 12, che ha fatto Gesù un bel giorno a Cesarea di Filippi? Ha fatto il Papa, l'ha fatto nostro Signore Gesù Cristo. Allora, è chiaro che quando uno fa una cosa di questo genere, Gesù ha fatto il Papa e ha istituito i 12, non perché morto il Papa e morto i 12 fosse finito tutto, ma perché avessero dei successori. Chi sono i successori dei 12? Sono i vescovi. Chi è il successore di Pietro? Il Papa, cioè il Vescovo di Roma. Perché si chiama anche il Vescovo di Roma il Papa? Perché San Pietro è morto a Roma. E perché il Papa, questo tenetelo presente, oggi facciamo un'altra piccola lezioncina, no? Sicuramente vi interessa. Che differenza c'è tra un papa, un cardinale e un vescovo? Anzi, che dice, ma allora, da un punto di vista sacramentale non c'è nessuna differenza, perché sia il papa sia i cardinali che i vescovi sono anzitutto vescovi. Come spiega la Lumen Gentium, i vescovi sono successori degli apostoli. Allora, il sacramento dell'ordine che io ho ricevuto anch'io, mo facciamo una cosetta, va? Almeno questa funzionerà, sì. Funziona? Ok. Il sacramento dell'ordine, che è quello che ho, c'ha tre gradi, ok? Uno è di natura, attenti, ministeriale e non, con quattro sottolineature, sacerdotale, e questo è il diaconato, i diaconi, ok? Avrete visto, se siete andati un pochino in giro, che oggi nella Chiesa il diaconato è aperto anche a persone di sesso maschile che vivono nel matrimonio. Il motivo per cui non è aperto a persone maschili che vivono nel matrimonio è proprio questo, è che non ha natura sacerdotale, perché nella Chiesa latina il sacerdozio in senso stretto è riservato alle persone celibi, come spiegò egregiamente Paolo VI nella Sacerdotalis Celibatus, che è una lettera stupenda, d'accordo, sul celibato sacerdotale. Questo è il primo grado dell'ordine sacro. Il secondo grado si chiama tecnicamente presbiterato, da cui viene il presbitero o sacerdote, sono io, e questo ha natura sacerdotale. Cosa vuol dire avere natura sacerdotale? Cosa facevano i sacerdoti? Anzi, cosa fanno i sacerdoti in tutte le religioni? Qual è l'attività specifica di un sacerdote? Chi lo sa? Cosa fanno tutti quanti i sacerdoti in tutte le religioni, anche nelle più rozze? Cosa fanno? Parlate. Celebrano i riti, cosa in particolare? No, non vi avevo. E i sacerdoti anche a Roma, i sacerdoti, qualunque tipo di sacerdote, perché noi siamo un pochino, offrono i sacrifici a Dio. I sacerdoti sono coloro che prendono il compito di offrire il sacrificio a Dio per lodarlo, glorificarlo, propiziarlo e ottenere le grazie. Questo è la stessa cosa. Che cosa fa? Qual è la caratteristica? Allora, io il giorno stesso che sono stato ordinato, qual è la cosa che posso fare da subito senza nessuna autorizzazione, d'accordo? E che non potevo fare fino al giorno prima che ero diacono. Io da quando ero diacono, io ho fatto qualche battesimo. Un diacono può amministrare i battesimi, può dare già le benedizioni, anche se quella sacerdotale sta su un livello qualitativo superiore, però il diacono può benedire, d'accordo? E io mi ricordo, ho sposato mio cugino, poi si stava a matrimonio un diacono, io ho sposato mio cugino da diacono, il prete celebrava la messa e lo fece anche buon'anima di mio cognato al matrimonio di mia nipote, la figlia di mio cognato che era diacono permanente. Io ho celebrato la messa, al momento del rito del matrimonio mio cognato è andato a raccogliere il consenso. Si può fare tecnicamente,
però io appena diventato prete non posso confessare fino a quando il vescovo non mi dà l'autorizzazione. L'unica cosa che posso fare da subito qual è? Celebrare la messa. È tutto, d'accordo? E che significa celebrare la messa? Offrire il sacrificio eucaristico, cioè la messa è il sacrificio della nuova ed eterna alleanza, l'unico rimasto. Non ci servono più agnellini, non serve più nessun sacrificio cruento. Gesù ha istituito il nuovo sacrificio ultimo e definitivo, per offrire il quale ci vorrebbe un cuore più puro di quello della Madonna, se fosse possibile averlo. Quindi immaginate con quanto tremore. Quindi il secondo grado è il presbiterato, però vedete che è una partecipazione al sacerdozio di Cristo, perché io sono un vero sacerdote, d'accordo? Ma non piena. Perché? Perché ci sono tre sacramenti, che io, due dei quali li potrò fare solo uno ordinariamente dopo che il vescovo mi ha autorizzato, uno eccezionalmente finché dura l'autorizzazione del vescovo e un altro mai. Allora, qual è quello che posso fare ordinariamente appena il vescovo mi dà la facoltà? È confessare. Qual è la cosa che potrei fare se e fino a quando il vescovo mi dà la facoltà? La cresima. Ci sono dei sacerdoti che ricevono dal vescovo l'incarico di poter validamente amministrare il sacramento della cresima. E qual è la cosa che non potrò mai fare? Questo, non posso ordinare né un diacono, né un prete, né un vescovo, perché per questo ci vuole il terzo grado del sacramento dell'ordine, che è l'episcopato, che è anche, si dice, la partecipazione piena al sacerdozio di Cristo o sommo sacerdozio. Sommi sacerdoti o sommi pontefici oggi sono i vescovi. E voi tenete presente quanto è importante la funzione del vescovo, attenti, perché il vescovo nella diocesi non rappresenta il Papa. Se non rappresenta, no. Il vescovo nella diocesi deve essere necessariamente in comunione gerarchica con il Papa, e se non lo fosse, d'accordo, ma nella diocesi, in quanto in quanto munito del sommo sacerdozio, rappresenta Cristo, sacerdote, capo e pastore. È una cosa grossa il vescovo. Io che sono in parrocchia rappresento il vescovo, rappresento Cristo, perché i sacerdoti agiscono in parrocchia, nelle parrocchie, come collaboratori del vescovo. Per cui c'è proprio un vincolo strettissimo tra i sacerdoti e il vescovo della diocesi a cui appartengono. Capite? Guardate, queste cose sono cose importantissime, sono, capite? Allora, con questi gradi della gerarchia si dice che noi dobbiamo mantenere un vincolo profondo di comunione gerarchica, capite? Allora noi dobbiamo stare sempre molto attenti, si tocca tutto ma non si toccano il Papa. Ma non sto facendo captatio benevolenzi, questo è un motivo derivante dalla struttura della Chiesa. Si tocca tutto, ma non si toccano il Papa, i Vescovi e per voi, ma anche i preti, d'accordo? Perché pure i preti, nonostante che siano l'ultimo, il penultimo grado della gerarchia, però sono insigniti del sacerdozio di Cristo. Io vi do un consiglio, come per me, guai a me se parlo male del Papa o del Vescovo o dei Vescovi o dei miei confratelli, la stessa cosa vale per voi. Bisogna tagliarsi la lingua, non si parla male per nessun motivo, non si parla, d'accordo? Non si. Quando c'è qualcosa che non funziona, ricordate sempre, facciamo un po' di esempi, catechismo per adulti proprio spiccio. Allora, io vedo un sacerdote, può succedere, fare oggettivamente, non perché lo penso io, una cosa che sono certo non va bene 100%. Vi faccio un esempio che speriamo non accada mai. Supponiamo che un prete celebra la messa, io mi accorgo che stravolge le parole della consacrazione, quindi mette a repentaglio il fatto che la messa sia valida, perché cioè, le parole della consacrazione te le puoi inventare, devi pronunciare quelle che stanno scritte sul messale, perché sono parole divine, ok? Che cosa bisogna che faccio? Vado dalla mia chiesa, oh quel prete, ah, non è buono manco che celebra la messa, ah, no. La prima cosa, si fa una preghiera a Gesù in riparazione di questa cosa che ha fatto. La seconda cosa, si prega per lui. La terza cosa, con molta umiltà, glielo si cerca a quattro occhi di fare presente. Scusi padre, forse ho capito male, d'accordo? Forse mi sono distratto, dico, ma
ha detto così, ma a me mi sembra che sia colà, ma lei è sicuro, sono stato, cioè, questa è una cosa che non era sua, questa è una cosa che è il bene di tutti. Dopodiché uno vede cosa va, ritorna a messa, continua, che si fa? Si va in curia, si chiede un appuntamento con il vescovo, non è fare la spia, perché le persone che sono costituite in autorità non solo che hanno il diritto, ma hanno il dovere di sapere queste cose, perché spetta a loro intervenire. Ok? C'è questo problema, il vescovo sicuramente chiamerà quel sacerdote e si farà dare spiegazioni. Se gli arrivassero altre voci, quel sacerdote mi minimizza, farà delle indagini e farà pure un processo canonico, lo dico io, se è una cosa reale e fondata. Altro da fare non c'è, e il resto della vita continua come prima. Questa è volontà di Dio, il resto è volontà degli uomini. Ok? Perché nella Chiesa si ha un grandissimo ordine e c'è anche, a differenza che nel mondo laico, un principio fondamentale, che è una grandissima carità. Cioè la dignità della persona nella Chiesa, e questo ve l'assicuro perché so di cosa parlo, se uno studia per esempio il processo canonico si svolge nella più assoluta riservatezza, perché anche una persona che ha sbagliato e che sarà severamente punita, le disposizioni che adesso si stanno per certi tipi di scandali, Benedetto XVI ha girato una vite, Francesco ne ha girate 4 di viti, d'accordo? Quindi non scappi proprio oggi, non scappi, non c'è nessuna, se ti acchiappano non c'è nessuna speranza, d'accordo? Però, voi capite, anche questo è un principio, anche, sta pure nel diritto italiano, nel diritto costituzionale, nel codice penale, cioè anche un criminale, tu non lo puoi mettere alla pubblica gogna, c'ha una dignità, andrà in galera, andrà pure in galera tutta la vita, d'accordo? Ma andrà in galera nel rispetto della dignità della persona e comunque conserva, pure in galera, capite? I comportamenti da giustizieri diranno, che cosa fece Gesù quando c'era l'adultera? L'adultera non era santa, l'adultera era una pubblica peccatrice, l'avevano beccata in flagranza. Cosa ha detto? Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra. Non vuol dire che gli ha detto brava, gli ha detto, guarda, questa volta passi, ti perdono, ma non peccare più, gli ha detto. Ok? Quindi questo si deve ricordare, d'accordo? E c'è anche nella Chiesa un altro grande principio, pensate voi, no? Pensate al sacramento della confessione. Il sacramento della confessione, escono fuori, quando una persona si confessa come Dio comanda, cioè che non fa la confessione tanto per farla all'acqua di rose, ma fa la confessione, perché la confessione non va fatta all'acqua di rose. Io vi auguro a tutti quanti di avere un momento nella vita, ve lo auguro perché è molto importante poter dire questa cosa, dove la luce dello Spirito Santo si tira fuori tutto. E guardate che nella coscienza delle persone, quando una persona impara ad ascoltare in fondo se stesso, ne escono fuori tutti i colori. Nelle coscienze di tutti, capite? Per questo che Gesù dice, chi dico che senza peccato scagli per primo la pietra, perché qui, sulla terra, l'Immacolata Concezione, una ce n'è stata. Il resto non ci sono, capite? Per cui se uno c'ha tanta grazia da parte del Signore può essere molto santo, ma non così santo da essere assolutamente impeccabile, capite? Ma quanto è blindata il sacramento della confessione? Il sacramento della confessione è un bunker antiatomico. Voi non dovete mai avere paura di confessare, perché un prete, finita la confessione, ma sapete che significa? Io non posso parlare, per farvi capire, di una cosa che ho sentito in confessione, nemmeno in un'altra mia confessione che è blindata con un prete, non ne posso parlare più, per nessun motivo, per nessun, cioè, non soltanto, attenzione, dei peccati che ho sentito, ma neanche delle cose di cui sono venuto a conoscenza in confessione, che non c'entrano niente con i peccati. Posso fare un esempio che non è mai successo per farvi capire, no? Supponiamo che viene una persona in confessione, mi dice che un ragazzino del catechismo, d'accordo, si fa le canne e quello deve fare la cresima dopo domani, e me lo dice in confessione, io è come se non l'avessi mai sentito. Cioè, se io non so quell'informazione fuori della confessione, non ci posso fare niente. Pensate quanto è blindato. Perché è così blindato? Perché la dignità umana e la coscienza è sacrosanta, capite? Cioè, i peccati di una persona li deve conoscere soltanto il nostro Signore, per questo che non vanno sbandierati in giro. Cioè, noi non dobbiamo andare in giro a raccontare i peccati nostri, fare confessioni pubbliche,
noi dobbiamo raccontare cose belle che il Signore ha operato con noi, basta, d'accordo. Quindi si dicono in confessione, e siccome c'è un sacramento che è necessario per, ma per il bene tuo, per farti avere il perdono, d'accordo, però blindato, nessuno la sapeva, cioè tu sei una persona rispettabilissima agli occhi di tutti, come se niente fosse. Questa attenzione ci deve essere. La carità e la misericordia va attuata anche in questi casi. E voi pensate semplicemente una cosa: pensate se voi vi trovaste in una situazione brutta, se ci aveste piacere di essere messi alla pubblica gogna, come oggi nella società civile. Questo è un altro segno dei tempi. Che cosa succede? Succede mezza cosa oggi, poi con i social succede mezza cosa, dopo 5 secondi già usa tutto il mondo Facebook subito. Quest'uso dei social, io li uso i social network, qui stiamo andando in diretta a Facebook, quindi cioè le cose, queste cose non sono buone o cattive in se stesse, dipende dall'uso che uno ne fa, capito? Ma a te ti piacerebbe che fai, che tu sei una persona un pochino esposta, che ti scappa mezza parola, che magari manco volevi dirla, fai manco un tempo a dirmi sono sbagliato, che già su tutto il mondo. È una cosa fatta bene, è una cosa gradita a Dio secondo noi. I cristiani fanno così? No, i cristiani non fanno così. Capite? Quindi noi abbiamo anche uno stile da, capite? Non andiamo a mettere in pubblico, in piazza, le malefatte, ma delle nostre malefatte sappiamo assumercene le conseguenze e chiedere perdono. A voi lo sapete che Papa Francesco tutte le settimane incontra le famiglie delle persone che hanno avuto problemi con gli ecclesiastici e ci parla? Lo sapevate questo qui? Lo dico io se non lo sapevate. Un giorno a settimana è dedicato a questo. Sì, capite? Uno potrebbe dire: oh, ma che ho fatto io? E io che c'entro? Io sto a fare tutto il possibile, sto a prendere tutti i provvedimenti possibili e immaginabili. No, perché essendo lui il rappresentante, il capo della Chiesa, si sente in dovere. Cioè è chiaro che quelle non sono cose che ha fatto lui, ma l'ha fatto uno che fa parte della sua famiglia. Lui è il padre di tutti, e che deve fare? Dice: figlio mio, te chiedo perdono pure a nome suo. Bisogna chiedere perdono, quello che fece San Giovanni Paolo II nel 2000. Non bisogna avere paura di chiedere perdono. Dice: no, ma dopo tu così diventi debole, ti esponi, che diventi debole? Dai il buon esempio, perché perdono qua dovrebbero chiedere tutti quanti. Che gli altri non lo fanno, lasciali fare. Capite? C'è uno stile dentro la nostra madre chiesa. Allora, tornando, come stiamo coi tempi? Ecco, tornando a insomma, ecco, tornando a Lumen Gentium, cosa ha detto di importante? Voi sapete che un tempo, voi ricordate che una volta i vescovi, anche di questo il Papa parla ogni tanto, no? E io sono d'accordo, mi dovrete perdonare, no? Sembravano dei principi. L'avete mai visti i palazzi vescovili di un tempo? Gli abiti episcopali di un tempo, le cappe magne lunghe 7 metri, quindi cioè, c'era un po' di apparato abbastanza grande, no? Allora, riguardo l'episcopato, c'era una controversia dottrinale, perché dicevano: ma no, ma non è un vero sacramento, perché il sacramento, proprio sacramento, è quello che riceve un sacerdote il giorno dell'ordinazione. Invece l'episcopato è un onore, una dignità che il Papa dà ai sacerdoti più bravi, che li promuove, diciamo così, e poi li mette a capo delle diocesi. Quindi il vescovo sarebbe un benemerito, un insignito di un'onorificenza che farebbe un po' il prefetto del Papa. Scusate se uso termini così feriali, però per farci capire, non stiamo a fare, non sto su una cattedra dell'università, no? Stiamo a fare un incontro tra di noi, ecco. Invece no, non è così. Allora, domanda: chi li nomina i vescovi? Volete sapere come esce fuori un vescovo? Questa è una cosa che quasi nessuno. Come si nomina un vescovo? Come fa uno a essere nominato vescovo? Facilissimo. Ogni vescovo di ogni diocesi ogni anno deve scrivere una bella letterina alla Santa Sede, dove fa tutto quanto uno stato della diocesi. Gli spiega come vanno le cose, gli dà il resoconto dei sacramenti, delle cose, del stramanca. E tra le cose che deve scrivere è: guarda che tra i miei preti, a mio avviso, X, Y e Z potrebbe accedere all'episcopato.
Questo viene da tutte le diocesi del mondo. Ok? C'è una congregazione, che era una congregazione dei vescovi a Roma, che è un organo della Santa Sede, che ha il compito di reperire episcopabili, d'accordo? Sulla base chiaramente di certi criteri, no? La lingua, l'appartenenza geografica, il curriculum di un sacerdote, eccetera, eccetera. Rimane una diocesi vagante e cominciano ad attivarsi sulla base di tutte queste informazioni che gli arrivano. Poi chiedono informazioni alle diocesi in segreto, dice: ma quel prete lì com'è? Quindi chiedono anche, insomma, attestati di, e formano una terna, tre vescovi. Rimane vagante la diocesi di Latina, dice: chi ci mandiamo a Latina? Monsignor Pazzaglia, Monsignor Bella Faschia e Monsignor Ypsilon. Li portano al Papa con i curriculum di ciascuno dei tre. Il Papa dice questo. Scrive una bella letterina al vescovo del prete che viene nominato vescovo. Il vescovo del prete lo chiama e dice: guarda che è arrivata la letterina dalla Santa Sede, sei stato nominato vescovo di Latina, c'è tempo, 8 giorni di tempo per accettare. Così succede, ok? Ora però, chi è questo vescovo? È chiaro che quindi viene nominato dal Papa, perché i vescovi devono essere in comunione necessaria con il successore di Pietro. Non esiste un vescovo che non sia in comunione con il Papa. Attenzione però, così come non esiste un prete che non sia in comunione con un vescovo, cioè io sono incardinato nella diocesi di Latina e il mio punto di riferimento costitutivo ed essenziale è il vescovo di Latina, non Petrocchi, è il vescovo di Latina, che quando sono stato ordinato era Petrocchi, adesso è Monsignor Crociata. Se Monsignor Crociata terminerà qui la sua carriera, tanto meglio. Se sarà trasferito via un altro vescovo, sarà un altro vescovo. Quindi il legame, vedete, è sempre con l'istituzione, non con la persona. È l'ufficio che è importante, non la persona. Allora, il vescovo deve stare in comunione gerarchica con il successore di Pietro. Però, e questo lo deve anche promettere, giurare, così come io prima di essere ordinato faccio un giuramento di fedeltà alla dottrina della Chiesa, alla struttura della Chiesa e di osservanza della legge della Chiesa, soprattutto, tanto non è che uno fa così, Però quando riceve il sacramento e la missione viene mandato in una diocesi, lui continua ad agire in comunione sempre con il Papa, ma agisce come pastore proprio della diocesi, si chiama così, no? Quindi come rappresentante in quella diocesi, cioè praticamente la diocesi nel piccolo, per farvi capire, è ciò che la Chiesa universale è per tutti, cioè il vescovo è per la sua gente, per farvi capire, ciò che il Papa è per tutta la Chiesa. Quindi queste cose devono essere, queste cose le ha proprio chiarite e definite il Concilio Vaticano II, completando la dottrina fatta dal Concilio Vaticano I sul Papa. Ora vediamo quest'altro argomento, il Collegio dei Vescovi con il Campo. Allora, domanda, tanto per farvi sempre capire spicciolo spicciolo: se tutti i vescovi del mondo dicessero facciamo il quinto dogma mariano, speriamo che lo faccia il più presto possibile, cioè quello sulla corredentrice, mediatrice e avvocata dell'umanità, che tanto presto o tardi questa profezia sarà fatto, non so quando, non so come, ma io scommetto che questo dogma sarà fatto, quindi scommettere non è peccato. Allora, supponiamo che tutti i vescovi del mondo dicono facciamo questo dogma e il Papa dice non sono tanto convinto, aspettiamo un po'. Si può fare questo dogma o non si può fare? Non si può fare. Perché se tutti i vescovi del mondo sono convinti di una cosa e il Papa non lo è, quella cosa non si fa. Facciamo il contrario. Il Papa dice ha stato vasto dogma e tutti i vescovi del mondo dicono aspettiamo un po'. Il Papa può dire ma importa niente, il dogma si fa? Sì. Sì. Infatti l'assunta e l'immacolata l'ha fatto il Papa senza bisogno di tutto il concilio. Allora, quindi, allora, nella Chiesa, così come i 12 formavano un collegio, no? Formavano un collegio con un capo. Ora, chi è questo capo? È uno tra i tanti, quindi è una sorta di presidente di un'assemblea, o è uno che è capo perché ha un ruolo primaziale su tutti? Ecco, il Papa non è un primus inter pares, uno tra i tanti, d'accordo? Non è il presidente del Consiglio, per dirvi, no? Quindi che c'ha semplicemente un compito di indirizzo politico, però più o meno il Presidente del Consiglio e gli altri ministri più o meno stanno sullo stesso da un punto di vista di diritto costituzionale, ve lo dico io che l'ho studiato, no, cioè, capite? Non è così.
Quindi il collegio dei vescovi, è, quando si parla di collegio bisogna sempre pensare a tutti i vescovi con il capo e mai senza di esso. C'è questa piccola, grandissima precisazione che si esprime per far capire in questi termini. La Chiesa Cattolica funziona in questo modo. È chiaro poi che il Papa non farà mai concretamente una cosa, cioè che vada contro, che vada a far succedere la rivoluzione da parte di tutti. Come ho sempre detto, chiaramente il capo, cioè scusate, il collegio con il capo, quindi tutto l'insieme, quando è il momento solenne in cui sono insieme, si radunano ed esprimono proprio la volontà, la mente, la dottrina della Chiesa a Chiesa, quando sono riuniti in un concilio ecumenico. Nella storia della Chiesa di concili ce ne sono stati 21 fino adesso. Il primo è il concilio di Nicea, primo ufficiale del 325, l'ultimo è stato il concilio Vaticano II, dal 1961 circa, 62 al 1965. Ok? Quando, per esempio, tutta questa Costituzione che stiamo... allora, che succede in un concilio? In un concilio si pongono alcune tematiche, no? Questa, per esempio, dice, bene, adesso noi dobbiamo presentare all'uomo contemporaneo il mistero della Chiesa. Come lo presentiamo? E quindi c'è una commissione che fa una prima stesura, poi una seconda, controllano gli emendamenti e poi si va ai voti. È chiaro che tutto avviene sotto la supervisione del Papa. Fino a quando il Papa non ci mette la firma sotto, tutti quanti i documenti è come se non fossero, cioè sono stati approvati ma non sono operativi, per cui se un Papa scegliesse di non firmare un documento, quel documento è come se non ci fosse mai stato. Il Papa non lo firma fino a quando non vede che nella sede, nell'assise conciliare, si sia raggiunto un accordo che raggiunga quasi, o preferibilmente anche, proprio l'unanimità. Cioè i documenti del concilio sono stati tutti quanti approvati, non mi ricordo quanti vescovi c'erano, se 3.000, 3.500, insomma tipo 2.992 su 3.000, che capite, con una minoranza quasi inesistente, cioè 99,1%, capite? E quando in qualche documento c'è stata una difficoltà a raggiungere quest'unanimità perché magari qualcuno sollevava alcune obiezioni, hanno fatto rielaborare, perché questo vale anche per noi come parrocchia e come vita di chiesa. Abbiamo appena celebrato la Pentecoste. Lo Spirito Santo cosa crea? Comunione e unità. Quindi quando sta comunione e questa unità non si riesce a raggiungere, è segno che qualcosa non va, perché la Chiesa è una. D'accordo? È chiaro che l'unità non vuol dire che siamo tutti quanti, come dire, incasellati, implotonati, cioè ci sono molte cose su cui abbiamo libertà di espressione, libertà di pensiero, non è tutto quanto rigorosamente definito da dogmi o da leggi, d'accordo? Come avevano cercato di fare un pochettino i farisei nell'antica alleanza, che da 10 comandamenti ne avevano fatti 613, insomma, che non te potevi manco più muove, che non c'era un precetto. Noi non siamo così, però sulle grandi questioni si cerca sempre di raggiungere l'unanimità anche in una parrocchia. Adesso qui purtroppo gli organismi non ci sono stati, no? Per esempio il consiglio pastorale, per farvi capire, mo dopo vi dico anche un'altra cosa, è un organo chiaramente di consultazione, non è un organo democratico, non è che va a mettere ai voti, però se il parroco dice una cosa e vede che 10 persone storcono la bocca e dicono non lo ha, è chiaro che il parroco, se vuole, dice va bene, ho sentito, fa niente, mi prendo io responsabilità, se fa lo stesso. Ma è da sciocco se lo fa, d'accordo? Perché se c'ha delle persone che gli funziona il cervello e che servono per dargli una mano, ascolta un consiglio, d'accordo? Abbiamo visto che sono i vescovi, e ora concludiamo. E i cardinali chi sono? Che fanno? Che fanno i cardinali? Allora, eh? Allora, non proprio, perché allora i cardinali sono anzitutto dei vescovi. Allora, i cardinali è un istituto antichissimo, sono, per dirlo in una parola anche qui semplice, non so se avete mai sentito questo, sono il senato del Papa, sono i consiglieri, sono i collaboratori stretti del Papa, d'accordo? E sono anche coloro che hanno il compito di eleggerlo un Papa. È chiaro che cardinale ci diventa chi? Un vescovo che si è distinto per la qualità alta del suo servizio alla Chiesa da tutti i punti di vista, per dedizione, per impegno pastorale, per santità di dottrina e per tante altre cose. Chi sceglie i cardinali? Il Papa.
il Papa. Per cui se un Papa ti fa cardinale, puoi stare sicuro che quel Papa ha grande stima di te. Perché anche sui vescovi stanno, se siamo tutti sotto controllo, alla Santa Sede gli arriva tutto quanto, capite? Quindi ci stanno, capito? Ecco. E che cosa fanno? Sono i collaboratori stretti del Papa. Sono quelli che hanno il compito di consigliarlo e di aiutarlo anche nel governo della Chiesa. Allora, cosa fanno concretamente i cardinali? Un cardinale è sempre a capo dei dicasteri del Vaticano. Che quali sono? Sono quelli attraverso cui il Papa ordinariamente governa la Chiesa. Per esempio, per quanto riguarda la dottrina, la Congregazione per la Dottrina della Fede. Sapete che uno dei nuovi cardinali di nomina è il nuovo prefetto della Dottrina della Fede. Mio professore di teologia dogmatica alla Gregoriana. Era mio professore, padre Luis Ladaria, un ottimo professore di teologia trinitaria, insomma, a quei tempi. Quindi io sono stato contentissimo perché conosco l'ortodossia proprio e la fedeltà alla Chiesa. Tra l'altro un gesuita anche lui, insegnava la Gregoriana. E la Congregazione per il culto divino, per quanto riguarda la liturgia, per quanto riguarda i sacramenti, d'accordo? La Congregazione, non lo so, per l'educazione cattolica, ce ne sono tante. Oppure alcuni vescovi hanno una diocesi, per esempio a Napoli il vescovo è cardinale. Ci sono antiche sedi, povero Francesco non frega niente, delle sedi cardinalizie gliene importa ben poco. Per esempio c'è il patriarca di Venezia, mi sembra, Monsignor Moraglia, a Venezia è stato sempre cardinale, non è cardinale ancora e non è tra i nomi del nuovo conclave. Quindi siccome al Papa questo qui non gli piacciono le carriere, le cose di questo genere, allora sta smontando un pochino di cose, sta nominando un sacco di vescovi nuovi, soprattutto tra i parroci. Quindi sono pochi i vescovi che prende tra i curiali monsignori, quindi gli piacciono quelli che si sono distinti faticando e lavorando per le pecorelle, e che lui ritiene la persona più adatta a fare i vescovi, e sta scompigliando un pochino di carte. Io fa molto bene secondo me, perché un po' di queste cose fanno bene, perché tutte queste funzioni, cioè diventare cardinale, cioè è una grandissima responsabilità anche lì, perché tu stai proprio al cuore della Chiesa, dovrai poi eleggere un Papa, capite? Devi dare dei consigli al Papa. Hai sentito il Papa l'altro giorno all'intervento alla CEI? Ma non seguite le cose della Chiesa, il Papa è arrivato il primo giorno della CEI, ha cominciato a dire, poi ha fatto un discorso molto molto molto, cioè veramente conosce bene la Chiesa italiana, conosce. Però la cosa è che sono venuto qui, stiamo insieme, stiamo da voi, potete dirmi tutto quello che volete, anche criticarmi ai vescovi, perché in questa sede non è peccato criticare il Papa, d'accordo? Quindi scherzando un pochino, ecco, però certamente un vescovo parlando con il Papa in maniera garbata e sincera, se c'è da dire qualcosa la dice. Non è che nella Chiesa abbiamo il bavaglio, cioè è importante fare sempre le cose, anche con me ve l'ho sempre detto, se qualcuno vede c'è qualcosa, c'è qualche problema, mi viene a incontrare e mi dice, allora questa cosa qua, guarda, te lo dico con tanta umiltà, pensaci un attimo, a me sembra, che problema c'è? Non c'è nessun problema. Il problema sono sempre i modi, le forme, i luoghi, i tempi, capito? Su cui dobbiamo essere sempre attenti alla carità. Il tempo è scaduto, abbiamo detto quasi tutto, insomma più o meno, perché poi queste sono cose un pochino più tecniche, soltanto tre cosette proprio per concludere. I vescovi fanno tre cose, che poi sono le stesse cose che a livello inferiore fanno anche i preti. Cioè hanno la funzione di santificare, cioè amministrano tutti e sette i sacramenti, nella diocesi sono i maestri della liturgia, c'è una celebrazione episcopale o papale, dovrebbe essere sempre assolutamente esemplare, d'accordo, proprio bella, perché esprime in pienezza la funzione sacerdotale. Poi hanno il compito di insegnare, e qui il Papa e i Vescovi rispetto a un prete normale hanno un gradino in più, perché possono esprimere la cosiddetta potestà di magistero. Il prossimo incontro che faremo è proprio quello sul magistero della Chiesa, per chiudere l'argomento, cioè nei modi, nelle forme e nelle modalità opportune, quando parlano esprimono, quindi interpretano autorevolmente la rivelazione in una maniera vincolante a gradi e titoli diversi l'adesione di fede dei fedeli, dal dogma di fede a un insegnamento di magistero ordinario, lo vedremo poi a suo tempo. La terza cosa che hanno è la funzione di governare,
espressa. Avete visto qualcosa che c'è in mano? Un vescovo si chiama il pastorale, quindi pastore. Governare vuol dire governare, vuol dire governare la Chiesa, vuol dire prendere quindi dal compito comune, come nominare i parroci, a fare una legge valida per la diocesi. Per esempio, da oggi in poi le leggi del catechismo per i ragazzi sono così, queste sono cose che vengono dal vescovo. Fare i processi nella diocesi, non soltanto per i matrimoni nulli, ma anche per le cose ecclesiastiche che non funzionano, quindi tutte le funzioni che rientrano nel governo ecclesiastico. Sono coadiuvati i vescovi dai sacerdoti, che nelle parrocchie li rappresentano e agiscono in strettissima comunione con loro. O adesso capite perché quando si celebra la Santa Messa si nomina sempre il Papa e il vescovo del posto dove la messa viene celebrata. Sapete cosa significa questo qui? Anche questo Petrocchi lo diceva sempre a noi giovani, nomino Petrocchi perché ci faceva da lezione quando eravamo seminaristi. Se tu non stai in comunione col vescovo e col Papa, non puoi celebrare la messa. Anche se la messa che celebri è valida, ma quella messa è un peccato mortale. La comunione profonda, d'accordo? Comunione sostanziale, gerarchica. Infine, in un grado subordinato, si trovano i diaconi, ultimissimo argomento che poi abbiamo proprio fatto. Ai diaconi ho detto che non hanno natura sacerdotale. I diaconi rappresentano, nell'ordine sacro, le funzioni di Cristo servo, non sacerdote. Sapete che Gesù è venuto sulla terra per servire e non per essere servito. Chi è il diacono più famoso della storia della Chiesa? Chi è? Santo Stefano è il primo. San Francesco è il più famoso. San Francesco rimase diacono perché non voleva dire, perché tra diacono, cioè è vero che il diaconato è il primo grado dell'ordine sacro, d'accordo? Ma tra il diaconato e il presbiterato c'è un abisso, capite? Perché il diacono fa funzioni umili, quindi serve i poveri, accudisce i malati, sì, legge il Vangelo, predica, ma le funzioni più alte, che sono quelle sacerdotali in senso stretto, sono fatte dal sacerdote, no? Per cui tra un prete e un diacono sta un abisso. Come tra un fedele e la Madonna, per fare un esempio, insomma, dice, ma come? Siamo tutti e due membri della razza umana. Sì, però lì c'è un'altra, capite? Siamo tutti, certo, siamo tutti e due esseri umani, però, quindi, abbiamo tutti e due l'ordine sacro, però stiamo su livelli completamente differenti, no? E quindi questo è un pochino, spero di essere stato chiaro, insomma, e che non uscite un pochino edificati. La struttura gerarchica della Chiesa così come voluta da nostro Signore Gesù Cristo. Sono dei sacerdoti che hanno il titolo di Monsignore. Il titolo di Monsignore è una onorificenza ecclesiastica, cioè che viene data dal vescovo a un sacerdote che si è particolarmente distinto per meriti acquisiti nell'esercizio pastorale. Generalmente inerisce alcuni uffici particolari, cioè se un vescovo nomina un prete il suo vicario, quindi il suo rappresentante nella diocesi sostitutivo, generalmente dà il titolo di Monsignore, insomma, perché deve essere un sacerdote, insomma, bravo, sono tutti bravi, insomma, ma più bravo. sì. E arciprete invece? Arciprete è un'altra cosa. L'arciprete, che è come l'arcivescovo, queste sono cose un pochino antiche. L'arciprete era il titolo che aveva il sacerdote che veniva posto come parroco o della cattedrale o di una collegiata dove aveva a fianco a sé dei collaboratori chiamati canonici a lui subordinati, lui era una sorta di presidente con tanto di capitolo, quindi era un prete, diciamo, insignito di particolare fiducia e onore, e quindi stava un gradinetto un po' più su rispetto alla media, sempre da un punto di vista di titoli non sacramentali, no? Questo ci stanno adesso gli arcipreti, non esistono quasi più, cioè qui per tradizione, però i canonici ci stanno più, d'accordo? Dove sta per esempio il mio collaboratore Don Pierpaolo? Lui è arciprete e ha i canonici in cattedrale, quindi c'è proprio il capitolo dei canonici costituito, recitano il breviario insieme, tutte le altre cose, sì,